È passato un anno esatto da quando uno dei miei primi video sul digiuno intermittente, dove raccontavo la mia abitudine di concentrare i pasti nell'arco della giornata fino ad una certa ora, massimo le 16, le 17, e poi di saltare la cena e di vivere bene così, scatenò un putiferio, una polemica e tanta tanta cattiveria, soprattutto perché io ricevetti messaggi da persone veramente, secondo me, malate di testa, abbiate pazienza, che mi auguravano le peggio cose, che mi accusavano di mandare messaggi anoressizzanti, di essere pericolosa. E siamo qua, dopo un anno, all'ennesimo studio scientifico che dimostra come faccia molto bene concentrare i pasti nell'arco della giornata fino ad una certa ora. Quest'ultimo studio americano dice dinner at 5. Si ipotizza quindi una cena che diventa una merenda alle 5 del pomeriggio, perché l'organismo, il sistema digerente soprattutto, si trova meglio se nell'arco della giornata, appunto, i pasti sono distribuiti in massimo, dice questo studio, 10 ore, e poi invece si fa il digiuno e si permette al nostro organismo di, insomma, di riposarsi, di rimettersi in equilibrio. Tutto questo sempre all'interno di una situazione sana di corpo, di mente, questo io lo dico sempre. E quindi siamo qua, dopo un anno di tutte queste polemiche, ad aver raccolto tantissimi studi che invece supportano la necessità e l'utilità di fare un'alimentazione di questo tipo. Perché, signori miei, alla fine il concetto è sempre lo stesso. Noi mangiamo troppo e mangiamo male.